Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. È cominciato, fratelli e sorelle carissimi, la splendida novena di Natale, novena che come comunità parrocchiale noi invochiamo dopo la comunione. Abbiamo cominciato appunto il 16 con quella brevissima invocazione quotidiana di Sant'Alfonso che ci aiuta a entrare nello spirito di questi giorni e soprattutto nella contemplazione del mistero di Natale, sia della venuta storica di Gesù in mezzo a noi, come anche i testi della liturgia ci aiuteranno a fare. Oggi è il 18 dicembre, il terzo giorno della novena. Il profeta Geremia ci presenta proprio una profezia diretta al nostro Signore Gesù Cristo: verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto. Noi sappiamo che Gesù era discendente della tribù di Davide, però era proprio della stirpe di Davide. Davide è nel suo albero genealogico, tribù di Giuda, è discendente diretto di Davide, come San Giuseppe e anche come la Madonna, che prendono tutti quanti parte di questa stessa tribù. Questo germoglio giusto cosa farà? Regnerà davvero re e sarà saggio, eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Questo è Gesù, è evidente. Questo sarà il nome con cui lo chiameranno, Signore della giustizia, Signore con la S maiuscola. È evidentissima che questa è una profezia diretta proprio al Messia, perfettamente applicabile al nostro Signore Gesù Cristo. In questi giorni ascolteremo molti Vangeli dell'infanzia. Oggi c'è il bellissimo episodio della vicenda di San Giuseppe che è narrata dal Vangelo di Matteo. Qui, altro che un piccolo omelia feriale, ci sarebbe da fare una catechesi lunga due ore su questo brano che abbiamo ascoltato, che è straordinariamente edificante. Possiamo soltanto cogliere alcune cose, no? A me fa tantissimo pensare la figura di San Giuseppe. Pensate come si trova quest'uomo, conosceva benissimo la santità integra e integerrima della Madonna, si accorge che stava in stato interessante e sa che lui, umanamente parlando, non c'entrava niente, ma non poteva nemmeno lontanamente immaginare quello che fosse successo, no? E cosa ci fa pensare questo? Pensiamo quante volte ci troviamo in situazioni difficili, in situazioni strane, dove non si capiscono tante cose, quando non sappiamo che decisione prendere o roba del genere. Cosa ti insegna San Giuseppe? Una cosa che noi raramente facciamo: prendi tempo, aspetta, mettiti a pregare e aspetta, si farà luce. Dice, ma che luce si deve fare qua? Non deve pensare, questa è cinta, non so stato, che luce qua che si faccia? Che luce che si è fatto, una luce che era assolutamente imponderabile, insondabile, no? Accade sempre così. Se c'è una cosa per cui il nostro Signore ci salvi, sempre è la fretta e la precipitazione, che non sono assolutamente mai disposizioni che vengono da Dio. Poi c'è l'obbedienza di San Giuseppe, la fede e l'obbedienza, perché San Giuseppe appare l'angelo in sogno, difficile insomma da credere che non ti appare nella realtà, e in tutti i cicli di Vangelo su San Giuseppe tre volte gli appare l'angelo, gli dice di fare una cosa, si alza e la fa, si alza e la fa, si alza e la fa. Cioè, qual è l'insegnamento per me? Appena conosco che una cosa è volontà di Dio, senza neanche pensarci quella cosa, la prendo e la faccio, basta, subito, istantaneamente. Perché? Perché molte volte, cioè se lo dico una maestra di spirito, hanno questo insegnamento: quando ti danno un'ispirazione che viene dall'alto, mettila in pratica subito, perché se aspetti non fai più e quella cosa non se ne fa. Quindi l'obbedienza a Dio è, mentre quando noi non sappiamo cosa fare dobbiamo prendere tempo, quando invece è chiaro cosa fare dobbiamo agire subito, istantaneamente, subito, non fare passare neanche un secondo e fare tutto e bene quello che ci viene detto. Questo, vabbè, poi ovviamente chiaramente questo gesto che San Giuseppe fa, se anche inizia tutta quanta la castità di San Giuseppe, che accettava di vivere un matrimonio casto, era un vero matrimonio ma è stato casto. Voi sapete che l'insegnamento grande che dà la vicenda di Giuseppe e di Maria, è chiaro che quella è una situazione eccezionale, perché i matrimoni normali non sono casti, però il fatto che Maria e Giuseppe che hanno dato vita ad una vera famiglia e ad un vero matrimonio, non è che erano sposi per finta, erano sposi sul serio,
erano sposi che non compivano gli atti coniugali, ma erano sposi sul serio. Questo fa capire che il fondamento del matrimonio, la santità del matrimonio, non dipende dagli atti coniugali, ma dipende da altro, cioè dipende dall'amore che gli sposi si promettono e conservano l'uno con l'altro, perché San Giuseppe ha amato Maria Santissima come il migliore degli sposi ama la più bella delle spose e viceversa. Bene, con San Giuseppe ci introduciamo in questa settimana che ci porta a Natale. Chiediamo anche a Maria Santissima, questi giorni è molto importante viverli veramente con lo sguardo volto già alla stalla di Betlemme, e chiedendo con forza al Signore che questo Natale possa essere davvero un tempo di rinascita per tutti e per ciascuno e di rinnovato incontro con il Signore che viene. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.